siete mai chiesti qual è il Guinness World Record per la canzone più lontana mai registrata nella storia? Ovviamente voi no, ma noi sì. E dopo tante ore di ricerche non abbiamo scoperto niente, cioè non esiste nessun record proprio a zero. Perché è un'idea di merda. Ovviamente. Direte voi, allora perché voi l'avete fatto, eh? Ebbene, dovete sapere che negli ultimi mesi nei briefing si è discusso solo di questa cosa qua. La canzone è lontanissima, è l'unica cosa che mi viene in mente. Una canzone lontanissima. La canzone lontanissima. Quindi oggi faremo il Guinness World Record per la canzone più lontana mai registrata nella storia. Ovviamente si parte con la produzione del beat. La mia postazione si compone di questo telefono che mi proietta in videochiamata col tablet di là. Queste le mie periferiche che vanno di là. Intanto di qua c'è la mia postazione di producing, ovvero questo è il mio monitor, le mie cuffie e il mouse della tastiera. Comodo, no? Direi una postazione da favola. Ma non si poteva chiedere di meglio, Fra? Come senti? Una chiavica, cioè, come vuoi che si sente? Davanti come si sente? Una merda. Allora dobbiamo allontanare il telefono dalla postazione perché magari è meglio, capito? E peggio, Francis, niente! Proviamo ad abbassare il volume perché potrebbe star clippando tutto. Oh, abbassato un litro! Andiamo col tentativo con le AirPods. Se non ce l'hai le orecchie non funziona. Me ne metto io. Ma tu puoi stare tutto il tempo. Dobbiamo pagare qualcuno, bro. Possiamo fingere di avere le orecchie. E secondo voi ha funzionato? Vabbè, te le fai le orecchie finte. No, tu gli fai credere che loro sono delle orecchie che però perché non è vero. Ovviamente no! Ah, vediamo un pochino come sente questa situation. Oh, oi, ehi! Niente, non si sente niente! Non si sente niente! Oh! 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 Non si sente niente. E quando tutto sembrava perduto, quando sembrava che Ede non sarebbe mai riuscito a produrre questa madonna di canzone. Lo sai perché, bro? È quello che clippa. Chi? Il tablet. Un barlume di speranza. Stefano! Stefano! Ah! È arrivato Stefano! Ah! Stefano! È arrivato Stefano, che chance. La ripresa settata, siamo pronti per fare il beat. Ralla per. Vai. Fai tu questa partita. Fai un altro. Faccio? Un altro col coglione. Abbiamo finito allora, di fare il beat. Fammi sentire il beat, dai. No, no, bro, dobbiamo andare di là a fare le vie. Voglio bro. Sentirlo comunque. No, no. Come ci sta? Allora, che sta avanti? Ringrazio. Per la registrazione della canzone invece è stato un po' più complicato. Eravamo partiti dall'idea di registrare la canzone, non lo so, tipo per strada, in uno stradone di 100 metri con il microfono da una parte e il microfono dall'altra, però c'era un piccolo problema di fondo. Fra, ma non abbiamo il portatile comunque. E quindi ci siamo messi con Planner 5D e abbiamo riprodotto interamente la planimetria del nostro studio. E abbiamo scoperto che i punti più distanti in linea retta, che avessero un audio utilizzabile ovviamente, erano questi. Cioè, come siamo organizzati per la ripresa audio? Scheda audio spostata già più avanti, filo rosso, segui il filo rosso della tua vita, porta al nostro preamplificatore cuffia bloccato da una grande Nikon bellissima e da un'astronave, che portano poi alle nostre cuffie. Il filo nero delle cuffie. Che ci fa arrivare? Indocesso. Ovviamente tu ci avevi pensato ai fili. Ovviamente no, ma perché mica già siamo uno studio di registrazione? No, non mai. Davide è lì che sta scrivendo. E io invece sono andato a recuperare quello che sarà lo strumento fondamentale per questo video, ovvero il metro. Al microfono. Questi sono 3 metri. Quindi sono 5 metri. Il microfono è là, laggiù. E noi stiamo per registrare. Tu sai che c'è. Ma voi che pensassene che sei intelligente? Ma che? Scusa, ma chi sei? Sono Gesù. Gesù? Il figlio di Dio. No, lui sapeva chi sei, lui intende. Che ciò fai qua? No, no, intende Gesù. Ma che cazzo? Guardi, io sono qui per conto di Dio che si chiede, ma come va bene i fasti così scemi? E beh, guardate. Ma tu parli napoletana. Sì, e beh. Ma tu sei Nazareth, ma non sta parlando nazariano. L'aramaico. Ma che ve ne fotta a voi?
meglio. Ma buh, ero per chiacchierare. Sentite, questo esperimento non ha senso. Cioè, io ho creato YouTube e voi lo trattate così. Tu hai creato YouTube? Certo. Ma che cazzo, Ciccio Gamer era il mio idolo. Ma buh, comunque non sto capendo niente più. Ti mi fa studio, oppure avremo la dannazione eterna. E noi, in teoria... Oh, ma ne cacciazza fa tutto di sto stamp, senza neure. Sentite, ma io sapete che vi dico? Ma io so Gesù, ma io so un importante, ma se concentra tutto una c'è per tre tipi a prestarsi sci. Ma buh, è un papiglia, oh. Ovvero, Gesù, che ne proprio fa scusa, mi è facile, frate. Ma io devo andare a fan... Fede, ma che cazzo? Salata. Ah. Vabbè, ma fatica, forse è meglio. Non c'è più un modo di capire. E mentre che stavamo registrando, il pensiero che potesse veramente fare schifo e suonare di merda ci stava schiacciando. Quindi Ede ha trovato una soluzione. Ho registrato la prima take a distanza 5 metri. Adesso andiamo un metro più avanti, riregistriamo. Allora, stiamo montando questi microfoni. Vedete che microfoni sono, per favore ci informa. Microfoni Sennheiser panoramici, cercateli. Certe notti sei lontana. Facciamo il ritornello iniziale. Ok. Però in realtà io direi farla in tonalità diversa, ovviamente. Certe notti sei lontana. Ora che avevamo tutte le principali della voce, ci è venuta una strana idea. Qual è il modo per avere delle sporche più lontane possibili? Ma perché in chiama mamma qualcuno ci facciamo fare tipo sporcare lontana a litre? Non te le vanno arrivare un cazzo pure a Cambogia, di non numero con noi abiti in Cambogia. Dovete sapere che uno dei nostri più cari amici si è trasferito da Napoli a Luton in Inghilterra qualche anno fa. E allora perché non sfruttare questa conoscenza napoli-inglese che avevamo? Buonasera. Buonasera. Perché ti stiamo chiamando? Stiamo facendo questa canzone lontanissima. Qual è un modo per registrare delle sporche da veramente lontano? Non si può. Sto mangiando pancake. La pancake è tristezza. Ah, un banana. Ferro d'attivo. Ma è un generatore di parole casuali. Mi hai svoltato il pezzo, bro. Bro, for real, c'è dato parole sporche migliori di quelle di Disgacia. Bravo però, cioè, mai sentite sporche migliori. Mamma mia, uno sporcatore di prima categoria. Non male che tu lì, ma bene. E quindi, dopo aver speso altri 34 euro per comprare questo obiettivo telescopico che alla fine servirà solo per fare una ripresa per questa canzone lontanissima, anche inutile, esatto. Noi vi lasciamo per l'appunto al videoclip. No, per l'appunto però non si può dire. Vaffanculo un caffè, Devo fare uno schifo video, vattene. Commentate con altri esperimenti musicali che potremmo fare, cose. Se volete che caccio Federico dal canale, ditelo, cioè non vi preoccupate. Commentate con Davide Stattino. Tu sai che c'è un altro modo per parlare, un approccio diverso. Sei vicino a me, non c'è più un modo di capire che giusto morirci, ma tu sei bene tu che sei lontana da me per lo più, per colpa tua è su, su per giù, io non mi scuso più se la colpa è tua. Certe notti sei lontana, pure se ti siedi a letto, sai come tenermi a distanza. Di iscrivervi ragazzi, mua, vi voglio bene, prossimo video dove cambiamo il nome del canale.